Proseguiamo il nostro viaggio alla scoperta del mercato della terra e della biodiversità che si terrà sabato e domenica 12-13 maggio a San Giorgio Canavese. Siamo qui oggi con il signor Remo Falconieri dell'azienda CIEC. Come è nata la sua azienda? Ma è nata, diciamo, così spontanea, più per i bambini quando erano piccoli, hanno detto facciamo qualcosa per i bambini così li teniamo a casa anche alla domenica, no? E così. È nata così, ho iniziato con poche bottiglie, io avevo il pallino dello spumante e la nostra azienda è nata producendo dello spumante, però invece che normalmente non veniva prodotto con il vitigno erbaluce, ho detto facciamolo con il vitigno erbaluce, ecco, e di lì è nata, ecco. Questo è un terreno particolare, sabbioso, ciottoloso? Sì. È il terreno molto adatto per i vini bianchi, specialmente per l'erbaluce, perché sti collini moreni che hanno, diciamo, una buona acidità e lo mantiene nell'uva e anche poi nel vino e rimane un vino molto fresco, ecco. Una produzione autoctona con una conduzione anche familiare, visto che sua figlia lavora con lei? Sì, è una produzione familiare, ecco. Già nonni e, diciamo, papà facevano del vino, però loro facevano il vino, diciamo, per la famiglia e quando c'era qualcosa in più lo vendevano, però invece io ho detto ma proviamo a farlo e imbottigliare, e di lì è nata l'azienda CIEC, ecco. Quanti vitigni avete tutti qua a San Giorgio? No, ne abbiamo un po' a Cuceglio, ad Aliè, a San Giorgio, ecco. Praticamente in tutto sono circa, diciamo, 15 ettari, dei quali 13 in produzione, ecco. Parteciperete anche voi, ovviamente, al mercato della terra della biodiversità di San Giorgio? Eh sì, visto che sono stato un iniziatore, ecco, dell'attività, no? Allora è giusto partecipare, ecco. Anche perché è una bella vetrina, un bel lancio per quello che è il prodotto del canavese. Ma sì, diciamo che l'erbaluce, il prodotto del canavese, non è valorizzato per quello che merita, ecco. Praticamente abbiamo dei vini molto meno nobili o importanti che hanno molto più seguito, ecco, perché magari il canavesano non si muove, è più tranquillo e praticamente non riesce ancora, ecco, a sviluppare quel mercato, diciamo, che dovrebbe avere l'erbaluce, ecco. Secondo lei cosa si dovrebbe fare per lanciarlo di più? Ma, diciamo, forse fare più unione e vedere di trovare magari qualche sponsor che praticamente si sponsorizza. In questi ultimi anni noi abbiamo cercato i mercati esteri, ecco, perché i piccolini lavorano più nell'interno, qui nel locale, noi abbiamo cercato di un po' il mercato estero, difatti il nostro mercato è più Stati Uniti e Giappone, ecco. Quindi apprezzano il vino canavesano all'estero? Ma io penso di sì, perché continuano a prenderlo. Anche voi terrete aperte le cantine per i 2 giorni di kermesse? Ma sì, ci sarà mia figlia che la terrà aperta, ecco, sperando che qualcheduno venga a visitarla, così. Domenica scorsa abbiamo fatto cantine aperte, non ha avuto granché, diciamo, affluenza di gente, però qualcuno c'è stato, qualcuno molto interessante, ecco. Ci sono giovani che si stanno appassionando a questa cultura? Ma penso in questi ultimi tempi, anche sentendo in giro così, ci sono giovani che almeno a parole si sentono interessati, no? Poi bisognerà vedere se nel pratico riusciranno oppure la voglia continuerà a essere tale, ecco. Sì, a lavorarlo, non soltanto berlo. Un consiglio che darebbe a questi giovani? Ma questi giovani non devono aver paura. Lanciarsi, perché poi si trova sempre una strada giusta per poter andare avanti e per avere, diciamo, successo, ecco. Ringraziamo il signor Remo Falconieri e vi ricordo sabato e domenica 12 e 13 maggio il mercato della terra della biodiversità San Giorgio Canavese.